perché doveva andare a votare al referendum. Vado a mettere la mia firma, non voglio mai più il nucleare. E io mi chiedo e vi chiedo quanti di questi 27 milioni di italiani sanno che con i loro soldi le banche stanno finanziando esattamente il nucleare. C'è una banca in Italia che è la BNL, che è la più spinta sul nucleare, per cui, come dire, io torno dalle vacanze, rinuncio al weekend, mi faccio sulla Salerno-Reggio Calabria, che sono 8 ore di fila per andare a votare, no, no, no al nucleare. Poi con i miei soldi, non lo so, ma ci stanno costruendo e finanziando delle centrali nucleari anche a 100-200 km dall'Italia. È assurdo questo. E quante volte siamo complici inconsapevoli di questa crisi? In realtà questa crisi ce l'hanno fatto passare come una crisi degli stati, anche se non lo è. Però cosa ci hanno detto? Avete speso tanto, avete investito in welfare, avete le pensioni troppo alte, vi siete comportati male e la misura di quanto siamo stati bravi o cattivi ce la dà lo spread. Lo spread sale, siete cattivi. E quindi ci impongono misure lacrime e sangue, ci dicono dovete stringere la cinghia perché i mercati sono sommi giudici, non possono sbagliare. Dobbiamo dare fiducia di nuovo ai mercati. Assurdo, no? Al limite del mercato che deve ridarla di nuovo a me, cittadino, che sto pagando tutto. Questa è la versione ufficiale, ma qual è la verità? È questa? No, assolutamente. Pensate una cosa, l'Unione Europea si era data questo parametro. Si era detto che il rapporto tra il PIL, cioè tutta la ricchezza prodotta nell'Unione Europea, tutti i beni e i servizi scambiati, e il debito pubblico deve essere massimo del 60%. E per un sacco di anni ci siamo stati, ora non entriamo nel dettaglio di questo, che non è l'interesse del momento. Nel 2008, però, che succede? Questo rapporto sale al 75%, nel 2010 è arrivato all'80% e poi via a salire. Quindi se vogliamo dar credito alla versione ufficiale, siamo stati cattivi perché abbiamo speso troppi soldi, soprattutto nel welfare, dovremmo trovarci milioni di asili nido, pensioni d'oro, servizi pubblici essenziali garantiti a tutti, scuole, università. Voi le vedete queste cose? Io no. E allora mi chiedo, chi è che ha creato questa crisi? Chi ha creato questi debiti che sono veramente tanti? E vi do un altro dato, i dati sono seccanti, però a volte rendono bene l'idea. Pensate che il PIL mondiale, quindi tutti i beni, tutti i servizi che vengono prodotti al mondo, vale 60 mila miliardi di dollari, che sono una barca di soldi, e diventano pochi pochi se consideriamo che una sola banca statunitense, una, ha derivati pari a 78 mila miliardi di dollari, cioè più del PIL. Se poi prendiamo le prime quattro banche statunitensi, vediamo che l'ammontare dei derivati che hanno dentro sono 300 mila miliardi di dollari. Questo che vi fa pensare? Pensate al nostro debito pubblico, è l'1% di questo ammontare. E quindi l'1% è l'economia reale. E tutto il resto, il 99% dei soldi, sapete cosa sono? Soldi che inseguono soldi per fare altri soldi. Totalmente scollegato. Però non dovrebbe essere così, no? La finanza cos'è? Detta in maniera molto semplice, la finanza dovrebbe essere il mercato dei soldi. E se noi prendiamo il libro della ragioneria, no? La definizione prima di una banca è un intermediario, cioè cosa fa? Chi mette in collegamento? Da una parte ci sono le famiglie che hanno denaro in più, quindi risparmiatori, e dall'altra parte ci sono famiglie, ma anche imprese che hanno bisogno di denaro. Per cui il compito della banca quale dovrebbe essere? Prendo il denaro delle famiglie, dei risparmiatori e lo presto alle persone, alle famiglie che vogliono fare il mutuo oppure alle imprese che devono fare degli investimenti. Quindi li metto nell'economia reale. In realtà non è avvenuto questo, le banche non fanno più questo. Una prima grande differenza tra quella che si chiama la finanza etica e la finanza buona e la finanza cattiva è che la finanza etica, noi come banca etica, non siamo né più né meno, da un punto di vista proprio tecnico su questo aspetto, una banca commerciale. Facciamo la banca commerciale, facciamo questo, solo questo, nient'altro. Oggi le banche non fanno questo, un po' si nascondono dietro il discorso non c'è liquidità. Vi posso garantire, non è vero che le banche non hanno soldi. C'è un dato che lo fa pensare, stanno restituendo i soldi alla BCE. Sapete perché?
perché li pagano all'1%, sul mercato li comprano molto meno. Questo non può farmi pensare, allora dov'è il problema? Il problema è nel fatto che dare credito implica tanta fatica, dei rischi e sicuramente di non fare i soldi così, il soldo facile. Allora è successo che gli stati sono intervenuti a salvare le banche, dando un assegno in bianco. Perché? Perché sono stati ricattati, le banche erano too big to fail, troppo grandi per fallire. Oggi l'intero sistema bancario è too big to save, troppo grande anche per essere salvato dagli stati. Quindi se succede qualcosa oggi, davvero non si può fare niente. Perché le banche erano da salvare? Perché all'interno dei portafogli avevano tutti i titoli tossici della crisi dei mutui subprime, no? Le salsicce finanziarie che erano state spezzettate, ce l'avevano in bilancio e non si capisce più nemmeno dove sono. E pensate che alla fine l'asservimento al servizio finanziario è tale che fino all'indomani del 2008 la regola che vigeva era questa, quella del mark to market, cioè io di banca ho acquistato un titolo, in bilancio ce l'ho al prezzo di mercato, l'ho acquistato a 100, se vale 110 ce l'ho a 110, se vale 95-95, all'improvviso cambia la regola, stranamente, e diventa il mark to op. Cioè all'interno del bilancio io ho i titoli in portafoglio al prezzo di acquisto, ovviamente, perché li ho pagati carissimi e non valgono assolutamente nulla. Pensate che nel 2008 l'ONU ha lanciato 8 obiettivi del millennio. Tra questi obiettivi ce ne sono due molto importanti. Si è detto entro il 2015 vogliamo raggiungere questo, vogliamo dimezzare la mortalità infantile nei paesi più poveri del mondo e vogliamo garantire a tutti i bambini e le bambine del mondo un'istruzione primaria. Ovviamente nel 2015 non saranno raggiunti questi obiettivi. Perché? Perché oltre ai fondi che sono stati stanziati occorrono altri 80 miliardi di dollari per poterlo raggiungere questo obiettivo. Effettivamente sono tanti soldi. Sono tanti, fino a questo momento. Pensate che per salvare le banche solo negli Stati Uniti in 3 mesi sono stati trovati 16 mila miliardi di dollari. Quindi noi viviamo in un mondo in cui 80 miliardi di dollari per salvare vite umane non si trovano, ma 16 mila miliardi di dollari per salvare le banche si sono trovati facilmente. Come si sono trovati? Alla fine, perché vi dicevo prima, non è una crisi degli stati, questa crisi è generata dalle banche, però la montagna di debiti è passata dalle banche agli stati, poi dagli stati lo sappiamo tutti, è passata sui cittadini. Perché? Uno stato ha un solo modo per trovare i fondi per salvare la Beppe Sottile banca, quella di emettere titoli di debito pubblico. È ovvio che laddove siamo più stati che dobbiamo fare questa operazione, dobbiamo emettere titoli di debito pubblico sul mercato, siamo in concorrenza. Per piazzarli devo alzare il tasso di interesse. Entriamo in una spirale, se alzo il tasso di interesse, i miei conti pubblici cominciano a star male. Se succede questo, arriva l'agenzia di rating e mi declassa. E se avviene questo, lo spread aumenta ancora di più. Ed è un vortice dal quale non si riesce ad uscire. Il fatto strano è che noi abbiamo dato un assegno in bianco alle banche senza porre condizioni, al di là del tasso nullo praticamente. Cioè non c'è stato nessuno che ha detto ok banca, io ti do questa montagna di soldi e tu li utilizzerai per finanziare le famiglie e le aziende. E sapete qual è stata la conclusione? Che ha preso i soldi e il giorno dopo indovinate che stavano facendo? Se li stavano giocando al casino della finanza. Ieri avete pubblicato su Facebook il discorso della leva finanziaria, no? C'è un articolo di un'indagine fatta su Deutsche Bank. La cosa incredibile è che ci sono banche che lavorano con una leva finanziaria del 40-51. Vi spiego che vuol dire in parole semplici. Se io lavoro con una leva finanziaria di 51, vuol dire che io ho 1 euro e 49 li chiedo a voi in prestito. Poi mi riprendo, vado al casinò, mi rigioco, perché in realtà fanno quello, se giocano scommesse, e perdo 2 euro. Sapete che vuol dire perdere 2 euro? Vuol dire che io ho perso tutto il mio capitale, perché avevo 1 euro, e che non riesco nemmeno a rimborsare voi. E se tra di voi c'è anche Beppe Sottile, che ha una banca che a sua volta lavora con una leva finanziaria di 1 a 50,
Capite l'effetto moltiplicatore devastante? E quindi, cosa si può fare? Le soluzioni ci sono, non va scoperto nulla di particolare. Ci sono tutte le soluzioni tecniche. Quali sono? Una, distinzione tra banche commerciali e banche d'affari, che è la cosa di cui parlavamo prima, che è una cosa importantissima, so che tra l'altro il Movimento 5 Stelle si sta battendo molto per questo. Due, l'applicazione della 005, con l'ANI, come banca etica, portiamo avanti il discorso di introdurre questa tassa, che è una tassa piccolissima, 0,05, sulle transazioni finanziarie. È ovvio che è una tassa che non va a colpire il piccolo risparmiatore che fa una transazione, due transazioni, ma anche tre transazioni all'anno, ma va a colpire quelle persone che compiono centinaia di transazioni al minuto speculando su ogni minima variazione dei prezzi. E anche qui vedremo come si andrà a finire. Vedere l'acquisto di derivati ai soli fini speculativi non si dice in assoluto che non devono essere utilizzati, possono essere utilizzati e possono essere cosa buona, ma non si è fatti per speculare. Obbligare le banche ad avere tutte le attività in bilancio non è così. Cioè, una banca, il caso di Deutsche che vi citavo prima, ha fatto dei prestiti ad altre banche con uno stratagemma, i trucchetti contabili, no? Noi li chiamiamo la cosmesi dei bilanci, senza farvi entrare in bilancio. Un'altra metodologia è quella delle cartolarizzazioni, che ha provocato la crisi in America. Come funziona? Io, Erika, non ha un lavoro, non ha redditi, non fa nulla, gli do il mutuo. Perché? Perché tanto tu esci dalla banca, io mi vado a rivendere il suo mutuo, lo sposto fuori il bilancio. E ovviamente non si tiene in considerazione il fatto che non può misurarsi più il rischio di una banca, no? Il rischio che sta correndo una banca in questo modo. E infine, chiusura dei mercati non regolamentati, le dark pool e chiusura dei paradisi fiscali. Per quanto riguarda la chiusura dei mercati non regolamentati, cosa sono? Vengono chiamati dark pools, penso che dica tutto, sono le borse nere, le borse oscure. Sono mercati in cui non si capisce come viene definito un prezzo. Non ci sono regole e, cosa molto importante, è garantito l'anonimato. Vi ricordate quando nel 2011 lo spread raggiungeva limiti incredibili? Sapete che accadeva? Io ero una banca che avevo dei titoli di Stato italiani in portafoglio. Il giorno prima dell'asta andavo nel mercato non regolamentato, perché lì nessuno può dire è stata Daniele, è stato Peppe, o chi è stato non si sa, e li vendeva tutti quelli che aveva. Il prezzo scendeva a picco, all'indomani l'asta dei titoli di Stato usciva con un tasso di interesse molto elevato e io, che li avevo venduti il giorno prima, andavo sul mercato, in asta me li compravo e tenevo in portafoglio dei titoli di Stato che mi rendevano tantissimo, magari al 9%. Tutto questo lo stiamo parlando noi. Sì. Volevo giusto aggiungere una precisazione, una curiosità. Sull'applicazione del secondo punto, l'applicazione dell'aliquota sulle transazioni finanziarie. Pensate che il nostro governo, il nostro professore Monti, era talmente sensibile a queste tematiche che nel mettere su carta la famosa Tobin Tax, praticamente una tassa che doveva tassare appunto chi faceva trading sostanzialmente, chi operava sul mercato, ha finito per far pagare questa tassa soltanto ai piccoli risparmiatori. Come funziona? Come ha detto Daniela, era auspicabile che una tassazione del genere andasse a colpire chi continuamente sul mercato, ogni secondo, si scambiasse miliardi e miliardi di titoli. La legge che attualmente invece abbiamo in Italia prevede l'applicazione di un'aliquota, un'imposta, soltanto se alla fine della giornata di borsa io ho un qualche titolo in più rispetto al giorno precedente. Mi spiego. Io, piccolo risparmiatore, vado in banca e mi compro le mie 1000 euro di azioni Enel, perché magari lavoro nell'Enel, ci credo, penso che potrà essere una bella azienda, magari me le terrò per anni, ma mi tassano. Poi magari la mia banca, che quella giornata ha comprato e venduto 200 miliardi di azioni sulla borsa di Milano, non sarà tassata nulla, perché alla fine non ha comprato 100 miliardi, rivenduto altri 100, a fine ha saldo zero. Io l'ho pagato la mia tassa, la mia banca è meno di un centesimo.
questa è la Tobin tax così come è strutturata oggi in Italia. E poi ci sono insomma discussioni su come applicata a livello europeo e altro, però ad oggi questa è, diciamo, quello che ha partorito il grande governo tecnico che abbiamo avuto di fuori i professori insomma della finanza. Non vogliono pagare le tasse, voglio aggiungere le tasse. Ma forse ci sta anche un altro punto, ma... Sì, ma c'è stato. No, tipo la Banca d'Italia. Rivedere la Banca d'Italia, perché non è la Banca d'Italia, ma banca delle banche private italiane. Sicuramente. Sta soprattutto. Sì, ma rivedere anche le funzioni della BCE sarebbero tante, sai qual è il vero problema? Che le soluzioni tecniche ci sono, si conoscono, non è che va inventato nulla, il problema è che manca la volontà politica di applicarle, perché la politica piuttosto che controllare i mercati è asservita ai mercati, volevo piacere. Sono i dati che ha fatto un regolamento bancario anche in Italia, un regolamento diverso, non aveva più la possibilità di controllare le banche private, è stato quello il punto in cui no, questo è il primo punto che invece in cui c'era un regolamento diverso, le banche, la Banca d'Italia controllava fino giorno per giorno tutte le operazioni che si facevano, questo non succedeva. Poi quando è stato implementato il regolamento prevedeva tutta una cosa diversa, fatta da ASI, perché è all'ASI, ma non perché non capiva, ma perché già avevano innescato il carraggio per la speculazione, perciò non è indicato. Assolutamente sì. Io quello che voglio trasmettervi è questo, è vero che queste cose non le possiamo fare noi, no? Devono in qualche modo venire dall'alto, non è proprio così, non dovrebbe essere così, comunque si tratta di volontà politica. È partito perché gli Stati Uniti hanno dato il via, perché si erano indebitati fino a quando hanno dato il via a questo tipo di speculazione. E hanno imposto agli stati di modificare i regolamenti bancari della Banca Centrale. Allora, adesso vi faccio vedere un video, vi chiedo un po' di attenzione, è difficile da seguire perché in lingua un po' inglese, un po' francese, però ci sono i sottotitoli. In italiano. Ed è relativo ad una banca. Si parla di cosa? Di una banca che è nata nel 2007 in Belgio, a Bruxelles, e nasce con una banca particolare sia perché promette 6,66% sulle giacenze di conto corrente, sia perché si propone di essere come una banca assolutamente trasparente. Forse qualcuno ne ha sentito parlare. Magari Peppe, vogliamo raccontare nel frattempo la stessa. Ma quando stai dicendo tu qual è? Quale? Ah sì, e questo vi faccio vedere il video perché non voglio anticiparvi niente, però lo seguite. Magari nel frattempo, se dobbiamo riavviare, vediamo solo se funziona il mouse. Ok. Grazie.
Il suo colombo di un padre del mondo,
scemo, questo sono cinese. Non siamo più scemo. Peut-être les autres choses, mais c'est tellement cash que je me sentirais hypocrite. Il y a un livre, un chrétien, il va aller essayer la chose aussi. Parce que c'est un petit peu normal. Tout le temps, normal, mais tout le temps, tu gardes un peu de mieux, et tu sais, et d'autres dingen tussen zetten. Zodat iemand opvalt, en zodat ik me meer aan leert. Inderdaad, ik kies voor een bepaalde industrie ook. Die van onze kant, die kan je niet gewoon de context. Kann jetzt ich nichts machen. Wichtig ist es auch beim Virus. Um so zu sagen, sie und der, das ist so zu die Böden im Bein. Und das sage ich nur, die Böden hat es echt. Ja, wir haben auch Absicht, dann auch zu begegnen und präsent, dass wir von den Kollegen Transparenz sind. Also, ja, ich habe hier gesagt, die Bank hier informiert, über das Vermögen. Ja, das ist so als Leid. Ja, die Freikarte von sehr guten experimentierenden Webcams, die du befährt, weil man interessiert, dass ja via Computer kann 7 und 8 bleibst du nicht auf, du bist ja gewiss. Das ist das Erste gemeint. Forse le cose possono essere cambiate non dall'alto questa volta, ma dal basso. Noi abbiamo un potere che è quello del denaro, un potere fortissimo. È un potere forse più forte di quello del voto, perché io scelgo l'indirizzo, decido.
noi in banca diciamo sempre che alla fine voto ogni volta che faccio la spesa, vuol dire io vado al voto ogni volta che muovo i miei soldi e decido come utilizzarli. E adesso vi racconto una storia, vi abbiamo angosciato abbastanza per un'ora su queste cose, però era importante fare il collegamento perché le banche fanno tutto questo con i nostri soldi, sono quelle le risorse a cui attingono, le risorse che hanno. E invece ti do Peppe di raccontarvi una storia, una cosa di tempo fa. Nella storia c'è una pre-storia, che è quella degli anni Ottanta, negli anni in cui nasce il chess, che non è diciamo quello che istintivamente si pensa, ma è l'acronimo del commercio equo solidale. Cioè nascono negli anni Ottanta le cosiddette mutue autogestione. Sono delle cooperative finanziarie che raccolgono denaro, non più nemmeno quelle banche, presso persone sensibili e le investono, e gli investono questi denari prestandoli alle cooperative agricole dei paesi del Sud America fondamentalmente. Questo consente di ridurre drasticamente la filiera commerciale, perché si finanziano i cooperatori, si finanziano gli agricoltori di questi paesi che fondamentalmente a quell'epoca producevano caffè, e si vende, diciamo, si acquista questo caffè direttamente nei paesi europei. Questo accorcia la filiera e questo è possibile perché queste cooperative finanziarie sostenevano le cooperative agricole che altrimenti dovevano passare attraverso una serie di soggetti grossisti e quindi alla fine avevano pochissimo dal loro lavoro, pochissimo. Il 93 è un anno importante per il sistema bancario italiano, è un anno in cui viene diciamo approvata una legge che riforma drasticamente, profondamente il sistema bancario italiano, il nuovo testo unico. Il nuovo testo unico sostanzialmente impedisce, rende impossibile la vita a queste cooperative finanziarie, per una ragione molto semplice, praticamente impedisce a queste cooperative finanziarie di investire risparmio, quello che puoi investire è capitale. Quindi il soggetto che investe nella MAG, appunto autogestione, questo è un fenomeno settentrionale, la più meridionale delle MAG in Italia mai esistita era Ferrara. Ma qui c'è un tema di sensibilità sulla finanza etica al sud che è importante, sulla non sensibilità, la più meridionale era Ferrara. Sostanzialmente un soggetto che vuole investire in una MAG può farlo solo a titolo di capitale e non di risparmio. È chiaro che questo lo rende complicato il sistema, perché naturalmente una cosa che io investo in capitale di rischio in una cooperativa finanziaria è un'altra cosa che io investo in risparmio, che poi non è non solo un fatto di remunerazione ma è un fatto di tutela. E allora al presidente, all'epoca presidente della CTM MAG di Padova, che era diciamo la MAG più grande d'Italia, delle 7-8 MAG che c'erano, viene in mente l'idea: facciamo una banca. È un movimento che è iniziato di raccolta del denaro, che è iniziato soltanto nel nord-est, anzi in un pezzo del nord-est, con l'idea di fare una banca di credito cooperativo, due filiali, una filiale, alla quale però, a quale progetto è corrisposta una reazione in tutta Italia che neanche loro si aspettavano. Una reazione che ha fatto sì che il progetto è cambiato, da banca di credito cooperativo l'idea è diventata facciamo una banca popolare, bisognava raccogliere 17 miliardi di lire. I 17 miliardi di lire furono raccolti e il diciamo presidente della cooperativa, adesso la banca etica, così si chiamava, Fabio Salviato, si presentò in Banca d'Italia con il business plan, tutti i documenti, la dimostrazione che avevamo 17 miliardi di lire per chiedere l'autorizzazione. La risposta del dirigente di Banca d'Italia fu una domanda: scusatemi, quali sono le vostre 3 P? E lui non era insomma un banchiere, era un
piccolo banchiere, un aspirante banchiere, dice, queste sono le 3P. E questo gli rispose, come? Tutte le banche hanno le 3P. E lui era in difficoltà, noi abbiamo un business plan, noi abbiamo 17 miliardi di lire, abbiamo alcune migliaia di soci, ma non abbiamo le 3P, a meno che non mi spiego, sono le 3P. Le 3P sono il partito, il padrone, il padrino. Insomma, Banca d'Italia voleva sapere chi era il partito, chi era il padrone, chi era il padrino. E beh, lui rispose che non avevamo le 3P. Non le avevamo nel 1994-96, non le abbiamo oggi. Ebbene, il processo fu un po' lunghetto, ma l'8 marzo, festa delle donne del 99, Banca Etica aprì la sua prima filiale, aprì la sua prima operatività a Padova e oggi ha 17 filiali in tutta Italia e circa 1.800.000.000 di euro di volumi intermediati, cioè tra raccolta e impieghi, 220 persone, cioè 220 famiglie. Soprattutto ha 40.000 soci, è una cooperativa, ha 40.000 soci che hanno raccolto ad oggi un capitale di 40 milioni di euro. Questi sono 6.000 organizzazioni di varia natura e 34.000 circa persone fisiche. Perché diciamo che non abbiamo un padrone? Perché i fondatori di Banca Etica furono 22 organizzazioni del terzo settore, del sociale, quindi il mondo del commercio consolidato, le ONG, la GESCI di Scout, quindi qualche pezzo di sindacato, ARCI, ACLI, Lega Ambiente, l'AIAB, l'agricoltura biologica. 22 più, le 22 più importanti organizzazioni di terzo settore italiano. Queste organizzazioni hanno un diritto nel consiglio di amministrazione, che è composto da 13 persone, di avere dei posti. Il consiglio di amministrazione è composto da 13 persone, lo statuto prevede una, diciamo, riserva di 4 posti, nel senso che 4 posti nel consiglio di amministrazione sono necessariamente riservate a 4 delle 22 organizzazioni fondatrici, che vi fa capire come, anche dal punto di vista della democrazia, come dire, c'è una riserva rilasciata però a quattro soggetti che devono mettersi d'accordo, cioè 4 posti però devono mettersi d'accordo 22 organizzazioni per individuare questi 4. Peraltro, piccola chiosa, diciamo, piccola parentesi, il consiglio di amministrazione bancaria è stato rinnovato non più di neanche due mesi fa e per la prima volta nella storia di Banca Etica, ma dico nella storia del sistema bancario italiano, su 13 componenti sono state elette 7 donne, cioè la maggioranza del consiglio di amministrazione di Banca Etica è composta da donne e l'unica banca delle credo 800 banche italiane, tra banche armate e banche non armate, sono delle banche italiane che ha un consiglio di amministrazione a maggioranza donne. Allora, che cos'è Banca Etica? Banca Etica è una banca, dice il nostro presidente, nuovo, perché quello ha fatto i suoi mandati, anche qui noi abbiamo da statuto un numero massimo di mandati fin i quali il presidente non può essere più presidente. Banca Etica è una banca che, come dire, come dice l'attuale nostro presidente Ugo Piggeri, è una banca che è fatta da persone, da organizzazioni che provano a farsi delle domande. E le domande sono quelle che faceva Daniele all'inizio, dalle quali prendo la prima, che è, non la prima, una di quelle, che è, non so se è una domanda che voi vi fate mai, se avete i soldi presso una di quelle banche elencate nelle diverse slide di Daniela, ma voi sapete dove sono i vostri soldi? O per voi è un problema? Ve la fate questa domanda? Dove sono i miei soldi? Qualunque importo. Il problema non è se io ho uno stipendio anche piccolo, anche quello alimenta, come diceva Daniela, la possibilità di una banca di investire il denaro come vuole. E vi do anche io un piccolo numero. La percentuale del rapporto tra raccolta e impieghi nel sistema bancario italiano al 31/12/2012 era del 45%, cioè il 45% della raccolta era prestato a
imprese e famiglie. In questa percentuale ci siamo anche noi, la differenza però è che noi stiamo all'80%, e cioè che noi contribuiamo alla percentuale del 45%, ma noi siamo all'80%, il 20% non è investito per ragionevole motivo. Se Luca ha investito 10.000 euro in banca etica e banca etica li ha prestati a Daniela e a Luca servono per comprare l'auto delle due l'una, se noi siamo al 100%, o io vado da Daniele e dico dammi i soldi subito perché servono a Luca, o io dico a Luca aspetta che Daniela finisce di restituire perché sennò con la macchina te la compri. È chiaro, corre una riserva di liquidità, banca etica non compra denaro dalle altre banche. Allora, per farla breve, quali sono i principi che governano la finanza etica e in particolare la banca etica? Sono questi quelli che vi abbiamo elencato e che vi declino rapidamente. Perché abbiamo messo la trasparenza al primo posto? Perché la risposta alla domanda che vi ho fatto un attimo fa, dove sono i vostri soldi? Allora, se voi volete sapere dove sono i soldi dei risparmiatori di banca etica, non c'è bisogno che ce lo domandate. Basta che andate sul sito, cercate realtà finanziate e trovate in area non protetta, quindi non riservata a clienti o a soci, trovate l'elenco puntuale delle persone giuridiche, la sicurezza della privacy, alle quali abbiamo dato soldi dal 1999 ad oggi. Trovate non un elenco così, trovate scritto il nome dell'organizzazione, trovate scritto quanto gli abbiamo dato, e se l'abbiamo dato più volte lo trovate scritto tante volte, trovate scritto perché glieli abbiamo dati, trovate scritto che cosa fa quell'organizzazione, e abbiamo una deroga, anche un'autorizzazione anche a scrivervi se è andata bene oppure no. Questa per noi è come? Siamo l'unica banca al mondo, nel senso che noi facciamo parte di un network di banche etiche e abbiamo appurato che neanche le altre banche etiche nel mondo lo fanno, e per noi è, diciamo, il vero, la vera articolazione della trasparenza. La trasparenza non è soltanto il fatto che si mandano le carte ai clienti ogni volta che cambia una virgola il proprio rapporto contrattuale con la banca. La trasparenza è tracciare il denaro. La trasparenza è che se io investo i soldi in quella banca, io so i soldi in quella banca dove sono. Non dove sono genericamente inteso, cioè sono nelle colonie reali, dimostramelo, sono sul territorio, dimostramelo. No, non ve lo elenchiamo, ma ve lo diciamo. Allora, quando noi mettiamo i soldi in una banca, non so se ne abbiamo consapevolezza, ma compiamo un'azione economica. Se non altro perché ci aspettiamo una remunerazione più o meno alta. Quando una banca prende quel denaro e lo presta, compie un'azione economica. Se non altro perché si aspetta la restituzione, naturalmente, con una remunerazione. Allora, quando noi diciamo che abbiamo attenzione alle conseguenze non economiche di queste azioni economiche, vogliamo dire esattamente questo. Quando una banca presta soldi ad una impresa, c'è differenza se prestare soldi al parco ecologico che sta nascendo a Prato la Serra o prestare soldi a Finmeccanica? C'è differenza tra prestare soldi alla struttura Somma Vesuviana, dove ci sono i soldi dei nostri risparmiatori? Noi li abbiamo portati lì a farglieli vedere, e sono due strutture che loro hanno costruito con due mutui che noi abbiamo fatto. Noi abbiamo detto, vedi queste mura, qui sono i tuoi soldi. Le comunità di recupero tossicodipendenti, c'è differenza tra dare i soldi a questa realtà e dare i soldi a Barilla? Guardate che vi ho fatto un esempio di... Oppure al mitico Tanzi, che a un certo punto ha deciso che doveva fare il finanziere piuttosto che produrre il latte. Allora, l'attenzione alle conseguenze non economiche significa capire quando noi diamo i soldi cosa fanno i nostri clienti di quei soldi. E noi questa attenzione ce l'abbiamo, perché noi, parliamo di persone fisiche, non prestiamo denaro a soggetti che vogliono fare vacanze.
non li prestiamo. Oppure in Campania la statistica dice che il 41% dei prestiti alle famiglie è fatto per quella destinazione, da banche finanziarie, è fatto a 30, a 41 mesi in media, cioè io faccio una settimana di vacanza adesso per pagare quella settimana in 41 mesi. Noi non prestiamo i soldi se non è chiara la destinazione e non è compatibile con le conseguenze non economiche. In Italia nel 2012 sono stati spesi 94 miliardi di euro per le scommesse. 94 miliardi di euro hanno speso gli italiani nel 2012 per giocarsi l'otto, super l'otto, le lotto, non capisco il fatto che la squadra vince il primo tempo, il secondo tempo. 94 miliardi di euro e poi non abbiamo i soldi. Che significa sostegno esclusivo all'economia reale, un po' quello che dicevo prima, significa che noi diamo i soldi a soggetti che producono meno servizi che noi tocchiamo. O vediamo, possiamo toccare, noi possiamo, dobbiamo vedere che ci sono dei bambini che mangiano perché noi gli prestiamo soldi, dobbiamo toccare con mano che ci sono delle persone con disagio mentale che fanno i camerieri nel ristorante della cooperativa a cui abbiamo prestato i soldi, dobbiamo vedere, non possiamo non vedere i nostri soldi che cosa producono. E come diceva Daniela prima, questa economia reale nel mondo vale 60.000 miliardi, probabilmente ha detto qualche numero, ma vi dico io che il totale di quello che lei diceva delle prime quattro banche italiane